Ciao, ciao Claudio, ci stai? Bene. Bene, tu? Bene, 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 tutto a posto. No, no, sì, stai, stai, stai. Ringrazio le signore dei Girgenti per questi belli complimenti. Brava! Grazie a te. Con il taglio delle nostre mani ringraziamo questi generosi paesani. Bravo! Vai, bravo. A queste signore belle gli fate la prova dei campanelli. E io ringrazio
Per questo rinfresco che è il più bello che tutto il mondo racconta, ringrazio la signora Wanda e poi ringrazio anche la signora Giovannina e le lascio una collana da regina. E ringrazio anche a nome di questa compagnia la signora Maria. E siccome andiamo sempre avanti e mai indietro, ringrazio anche il signor Pietro. E sotto a questo bel sole ringrazio anche Domenico Emanuele. E infine Emanuele, gli vogliamo lasciare con questo panorama altre 100 foto da poter scattare. Ringrazio tutti quanti, muoverò gli Evonnanti. Vi aspettiamo nei prossimi anni, un saluto dalla compagnia degli Zanni. Grazie, grazie. 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 Ma è lingua vostra, non lo dico. Lucia, è lingua vostra, non lo dico. È la lingua vostra, non lo dico. Allora, adesso per ringraziare di questo complimento, facciamo anche un altro complimento. Un altro supplemento. Qui c'è tutto quello che ho. Ringrazio anche Samuele e Nicolò. E simbolicamente lancio una rosa, un saluto per Manuele, Flavia e Lisa. Ringraziamo anche Francesco e Pia. Bravo! E compensando tutti quanti, prima di riprendere la via, un saluto anche a Domenica e Lucia. In bell'ordine compagnia procediamo con l'alleanza e sempre con buona creanza. Si è ingordato. Comunque era molto liquida. Domani pomeriggio anche a me. Ho bisogno di perdere qualche cosa. Tu cominci a me. Comunque considera la nottata pure. Già sono andata meglio perché sono ancora bene. Però considera la nottata. Thank you.
Permettetemi! Adonna! Io sono del Lupetti, però che cosa dalla Rocca! Aspetta! Allora conosci. Permettetemi un saluto a questa donna del paese, la nostra nonna! Ed io ringrazio anche Filippa e il marito Giuseppe, li ringrazio con questa voce che a questa casa ci possa scendere la pace. Grazie. No, questa è la testa. A questa casa che ci accoglie con cuore aperto, facciamo un saluto a Lilia e Berto. Accettiamo volentieri questo tavolo con frappe e bicchieri. Sotto la chiesa, sì, quello che ha fatto Argentina Arpina. Esatto, sta sotto la chiesa. Là. Se sali sotto la chiesa, la scaglia, ma quella originaria, non è mica... Lo so, ma non l'ho visto. Come stanno da me? Mi stanno da me. Peccato. Alla fine passa qua davanti. Peccato. Dopo quando arriviamo alla piazza lo faccio. Peccato. E stavo dicendo che no. Però qui da noi invece suonavano più 8 bassi. Non so se sei esperto di... Ma non sono esperto. Che vuol dire 8 bassi? È presente l'organetto 8 bassi, cioè dall'altra, guarda, vedi quello là. Sì? No, lui c'ha la fisarmonica, quello là c'ha 2 bassi. Invece da noi suonavano 8 bassi in realtà. Che è una metà strada da organetto e fisarmonica. Dicevi chi sono? Tu riprendi tutto pure. Certo. Allora, loro sono dell'associazione La Girgenti Maiene, l'associazione locale che ha organizzato oggi il carnevale. Praticamente Andrea, Samuele e Mirko.
Presidente, vicepresidente e un altro del direttivo. A parte, io però ti volevo, lui è Claudio Saltarelli, promotore del comitato Pulcinella. Dopo, più tardi, ascoltiamo le interviste delle persone anziane di Girgenti che parlavano del Pulcinella di Girgenti. E noi lo registriamo. Che è lui oggi praticamente. Poi, lui, oltre a questo, lui è anche il presidente di un'associazione che si chiama Alta Terra di Lavoro. Di Cassino, diciamo, nella zona di il Cassino. 21 saremo qua, lì. Che il 21 faremo una cosa qua sul 21 marzo, diciamo che studia i briganti, le insorgenze borboniche del 99 e del 60. Allora io gli ho detto che qui appunto il capo insorgente borbonico del Cicolano, Luigi Bussi, è stato impiccato a Girgenti qua sotto praticamente, dove passeremo dopo. E il confine passava, ecco, guarda, là è stato Pontificio, la montagna qui è il regno, quella montagna là dietro è stato Pontificio. Alla suora. All'amica mia e alla Thank you.
Oppure o bene se lo viene loro. Ogni caso certo. Vai Luciano. Allora noi adesso ringraziamo questa famiglia. È da tanto tempo che me ne sono accorto, il miglior rinfresco è quello di Livia e Berto. Bravo! E dopo aver ascoltato questo bel canto, posso parlare con sentimento a Giovanni, gli voglio lasciare altre 100 canzoni da poter intonare. Oh, il pizzanto che ci ha dato! Oh, menziona il vino! Penso di mezzo! No, adesso! Sto venuto da 20 gradi! Prima hai bevuto quello là, quello che dolce. Vai, adesso lasciamo la parola ai Pulcinella. Silenzio! Penso e ripenso, ma pensare non voglio. Tra Giovanni e Luigi, chi cucina meglio? Lo dico io che sono Pulcinella. Boccia e Lupeggio, che sfarella! Andiamo, procediamo adesso. Della banchetta della lanzagnave. Vai, vai! A lui! A lui! Luigi! Come sta scalavoco?
capito? Se ne parla, alla fine l'incontro è solo obbligato, è un prezzo, poi so tutti i capiti. Alla fine, tradizionale. Un uomo e una donna. Ah, sì, tradizionale, vanno in città, si sposta per altri motivi. No, non ho capito. Chi saluti? No, è un saluto di 50 anni, oggi. Jessica! Vai. Allora, ecco il paese, tenemo un prete che dice messa e mo tenemo pure un'avvocatessa. Che per Beatrice sia un punto di partenza, un applauso per la laurea in giurisprudenza. A Maria Rita e a Righetto li salutiamo con tanto affetto. Bravo!
settimana. Allora noi oggi con i nostri amici di Girgenti suggelliamo un patto, ringraziamo con armonia il nostro amico Righetto. E al frattempo saluto sua moglie Maria Rita e le lascio un fior di margherita. Lui, vai, vai. Evviva Righetto, evviva il carnevale e tanti auguri al nostro amico Pasquale. Vai. Ecco, quando va a caccia Righetto voglio lasciare altre 100 padelle da sparare. Vai. Allora, con saluti e suoni da quella parte di Scusa. Combatto e ti resisto. Io vengo da Pescopiano e sono ho conquistato tutto il Cipolano. Io rispetto il sacro santo Cristo, ma se no, o cedi o ti disco. Voi inserite Bradamante, su il Lupeschi e l'ignorante. Della sfida gentil quanto, ma io sono girgentano e me ne vanto. Io ho saputo poco e in questo luogo, come i saraceni sono stati sconfitti, così ti visto. Oh, turco Bradamante, tu non vali proprio niente e io non ci spreco parole inutilmente, ma con te voglio essere franco e sincero, a combattere penserà il mio guerriero. Ho capito e sono sicura che tu hai molta paura. Io chiamo il mio guerriere a combattere, il coraggioso guerriero che fare mille fiere. Miserabili con il capochino, che nessuno attraversi il mio confino. Qui si alza il monumento dei nostri anni, la colonna, il giglio con le chiavi.
San Gergentano e non mi portano per bocca, non so come quelli della Rocca. E quelle due miglia, millante fiere, me le bevo e stracanno in un bicchiere. Tutto il mondo sa che è una storia vera che conquista i castelli di frontiera. Baronia, Tonnicode e Campolano sono il signore di tutto il Cicolano. Sono della Rocca e tu di Girgenti, basta un dito e ti rompa tutti i denti. Ti mangio il figlio e amo con passione il Donato Giglio. E impugnerò le chiavi di San Pietro, perciò passa avanti e tu fatti indietro. Avanti e indietro non mi faccio, se ho pietà ti rompo solo un braccio. Tu parli di conquiste e gonfi il petto, ma in realtà ti pisci ancora nel letto. Un popolo di gran guerrieri e noi te le passiamo oggi come era ieri. Quotate le gambe e torna a casa, se no di voi qua c'è una spasa. Io so per certo che con la tua gente di spase sai far solo le polente. Con la tremarella e le battaglie ci vuole la mia schiera di prode forte e stippe guerriera. Con la tremarella adesso scapperai, come un lebbre cacciato fuggirai, poi schiatato sbatterai contro un muro, nel fango caschi d'un fastenaturo. Non t'arrabbi, ci surraga sotto. Ma noi siamo gente davvero fiera, fatta col sistema e a una certa maniera. Quindi davanti a tutta questa grande gente, con te voglio essere un po' più clemente. Io ho deciso di farti questo dono, inginocchiati e supplica il perdono. Fatta una maniera, ma una maniera storta, con me di certo vai a una sconfitta certa. Non il perdono, ma pace con onore, se per entrambi accetto con tutto il cuore. Lo sanno tutti da Torvare a Marcetelli, che è meglio vivere come fratelli. L'onore si può fare con un accordo giusto e ad armi pari. La pace in questo castello voglio, se la pace in questo castello vogliamo fare, le nostre spade dobbiamo baciare. Con le spade baciate e incrociate, le nostre compagnie sono alleate. E qui a Girgenti in un'unica compagnia, festeggiare il carnevale e fare allegria. Dobbiamo sposare e fare uno sposalizio. Avanti gli sposi con le comari. Che dice Matteo? Matteo. Vai giù carnevale, io vorrei pure prendere, però voglio andarmene pure con l'arce, cioè. Ma questi due anni, ma perché? Ma che combatti? Ma come non ce l'hai? Ma sono con te. Guarda, potrebbe pure andare bene. Guarda, dai, veramente. Va bene. Va pure bene.
Ma la confessione l'hanno fatta, reverendo, questi qua prima del matrimonio. Qua c'è la sposa, la mia benedizione. Sotto il sacro cisco io vi benedico, faccio Sono anche Pulcinella e suono la campanella. Vai un zannone che porti l'uvellacchione qua a Girgenti, se lo tagliamo con un forcone. Queste parole lo dovrebbero dire le donne, non gli uomini, come te, come il guerriero, come Zannone. Tra poco si farà scuro il mio Romagli, perché è troppo duro! Cucinella che va in giro col muro, prima o poi te becchi il calcio in culo! Ti ringrazio, ma te lo dico con sentimento di calcio al culo, te ne d'accento! Paese che giace in mezzo ai baschi, andiamo avanti con i prossimi rinfreschi. Thank you.
Ringraziamento. Adesso continuiamo per il paese con il Divino Sacramento, ma prima facciamo un'opera pia, ascoltiamo la Santa Omelia. Bravo! Come dice San Giovanni, benedice a tutti quanti. Ah, che bella compagnia, twisti del Giorgenti e twisti della Baronia. Boh, state nei siti e fecetele parlare. Sta bella storiella, ve voglio proprio raccontare. Ma andiamo, è capitata una cosa strana. Se voleva confessare una cristiana, ma poi è scappata una bella giornatella, mi è capitata pure una bella monachella.
Grazie Dio della Madonna, che belle cose che te sta donna. Ci sta usando né Madonne, ma se sono copiate pure le mutande. Quando è finito e pregato, allora il nostro da sbotà. È finita la confessione, gli metto in mano il cordone. Se lo tiri piano piano, te la so fare il sacrestano. Ma se lo tiri forte forte, tra le cose te lo faccio mette. Amen. Gli ha data la soluzione. Dopo aver combattuto per i castelli e fatto lotte, ringraziamo questo signore che stona il numero di 7. E ringraziamo Pierina, ringraziamo Anna, ringraziamo Isabella, ringraziamo Giuseppina, ringraziamo Gabriella. E ringraziamo pure Ezelinda e andiamo avanti con tutta la nostra ronda. E non solo li ringraziamo per questi rinfreschi belli, ma li ringraziamo ancora per l'ora d'estate e per i loro pizzilli. E ringraziamo anche Antonella e Luciano, sbagliando la chiamata Isabella. Domenica, e le voglio lasciare in questo pomeriggio, dopo aver bevuto un bicchiere di vino, le lascio un fior di gelsomino. Fatto da questo paese, volevo ringraziarvi per tutti gli anni che abbiamo passato insieme. Volevo salutarvi con questa frase e darvi la mia benedizione. Quanti litri di acqua santa ci vorrebbero per pulire questo paese dal peccato? Io vi ringrazio per il periodo che qui ho passato. E qui da Varsavia in collegamento vi ringrazio e vi do... il Santo Sacramento. Amare chi mi ama, a me lascia pure che il mondo parli. Io voglio amare chi mi ama, a me. Voglio amare la braccia, e incontrai la braccia simila. E la bella sai carina, e le chiesi qual parla. Mi dispiace che il cuore può far cagare al ramore che mi ama e mi vuole. Conquistato il castello e passato Santa Maria, finiamo questa giornata in gloria e la finiamo qui in questa famiglia che sempre ospita in questo posto, ospita a Carnevale ed ospita pure nel mese di agosto. E allora adesso lo ringraziamo, adesso che cala del sole ringraziamo Filippa e Ottavina e gli lasciamo un mazzoletto di viole. E se ora tu mi permetti, in questo giorno di carnevale, io e Ivo voglio augurare
di organizzare una buona festa patronale. Bravo! Grande! Amore a Giuseppe di fare altri 100 carnevali e io a Filippa di fare altri 100 eventi culturali. Vai Mirko! Cosa mangi? Cosa fai? Cosa fai? Io ci deve! Io ci deve! Io ci deve! A zio Adolfo e Ottavina gli auguro sempre la moglie embriaca e la botte piena! Io ringrazio Filippa, la cui frappa spicca e buona come la picca. Bravo! Gli voglio lasciare adesso le parte militare. Ricomincia. A Fabiano gli voglio lasciare adesso che parte militare di fronte a questa gente, voglio che diventi un bel presidente. E allora per finire in questo momento Cai e Giurivo, dopo aver ringraziato Filippa Ottavina, un saluto pure al nostro amico Ivo. E dopo aver detto questi concetti, ricordo pure Adolfo con le sue botti. Li ricordo con affetto nel cuore, perché sono sinonimo di ospitalità che solo a Girgenti ci possono incontrare. Oddio no, figlio, mi travestito, vedi? Le piglia, questa è la persona anziana. No. Come ti chiami? Beh, il nome è scritto Francesca, però... Come ti chiami? Cecchina, come ti chiami? Cecchina, proprio conosciuta. Quanti anni tenete? Gli anni non si dicono, gli anni. Più di 90. 94. Una creatura proprio. Sì, siete grandi. Una creaturella. Come tu ti chiami, se chi sei? Io mi chiamo Claudio. Ma te... Vengo da Cassino. Sono contento. Grazie, tutti benissimo. Oh, grazie. È una vita che non facevano complimenti. Di un po' perché? Perché? Ah, ecco. Perché sono tutti belli? Di un po'. Perché si chiamano Claudio, sono tutti belli privati, belli. Ah, ciao Lali, come va? Sono congelato. Ben arrivato. No, poi tu non mi ricordo così. Sei che figlio, mi fosse vestito o no? Io sono figlio di Nannina. Ah, dai, il tutto a posto, guarda chi sa di prima. Lo so. Allora, come si vuole fare andare a tutti quanti? Tutto bene. Ti ripomigli però. Grazie. Che è genziana? Sì. Un goccio. Grazie. Note le parole del nostro sacerdote. Padre nostro che stai in cantina, sia sempre lodata la tua medicina. Venga a noi il tuo buon vino, purché sia genuino. Sia fatta la tua volontà nel goderne in quantità. Dacci oggi la nostra dose quotidiana e riempi a noi i bicchieri, come noi li riempiamo i nostri bevitori, e non ci indurre in astemia, ma liberaci dall'acqua, e così sia.
cosa. Vogliamo ringraziare questa casa e questa famiglia. Vai. No, allora adesso no, no. Vedete un attimo, lo dico forte, che per tutto il mondo si sente e risuona che la più bella signora si chiama Cecchina. Si chiama Cecchina e con questo rinfresco e con questa serata io la saluto adesso che la finestra si è affacciata. A Gaetano, valente muratore, a 300 case, vorrei... No, vorrei lasciare altre 100 case da edificare. E dopo tutto questo liquore, io ve lo dico con il cuore, a Davide e Giorgia è arrivato il momento, ve lo ripeto ancora, del matrimonio è giunta l'ora. Io a Davide voglio ringraziare, ovvio che è arrivato il momento di parlare. Amore.